Ciao a tutti, come potete notare oggi non siamo in consiglio comunale, quindi è già una grande notizia. E vi porto alcune informazioni per questa settimana e per il mese di ottobre. Prima di tutto, cosa è successo? Poche settimane fa è stato approvato il bilancio 2014 del Comune di Milano. Diciamo che ci sono poche notizie buone, ci sarà un aumento di tassazione e una carenza di condivisione nelle scelte a monte enorme, come purtroppo negli anni passati. In questa situazione di tangenti Expo e di... avrete seguito dai giornali, però ci sono due notizie positive sulla partecipazione, uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle. Prima grande notizia, bilancio partecipativo. Molti di voi lo conosceranno come modalità di partecipazione. Di fatto gruppi di cittadini in assemblee pubbliche decidono come utilizzare parte dei fondi dell'amministrazione pubblica. E la notizia buona è questa: due emendamenti del bilancio del Movimento 5 Stelle sono stati approvati e nel 2015, grazie a noi, in tutte e 9 le circoscrizioni di Milano sarà possibile far partire il bilancio partecipativo. La seconda grande notizia riguarda invece il referendum deliberativo. Come sapete, la battaglia fondamentale per la partecipazione nei comuni è rendere vincolanti gli effetti dei referendum a livello comunale. Ora non lo sono, ora sono solo consultivi. 2 anni fa abbiamo iniziato una raccolta di firme, 5.000 firme per consegnare questa delibera di iniziativa popolare. Negli scorsi mesi ha superato tutti i check tecnici e poi è stata bloccata dalla politica. Bene, ora dopo una battaglia d'aula abbastanza tosta insieme agli altri capigruppo abbiamo una data, l'8 ottobre. In quella data potremo finalmente vedremo se le altre forze politiche sosterranno questa proposta e renderanno vincolante senza quorum il referendum. Detto questo, prima di tutto vi invitiamo l'8 ottobre fuori da Palazzo Marino dalle 16.30 in poi per seguire in diretta la votazione del referendum. E secondo, siete tutti invitati insieme al Movimento 5 Stelle Milano, con cui stiamo organizzando la 6ª relazione semestrale dell'attività d'aula mia e di tutti gli altri consiglieri del Movimento 5 Stelle Milano. Questo appuntamento è per venerdì prossimo, venerdì 26, dalle 8.30 di sera. A Palazzo Marino, Sala Lessi, quindi vi aspetto e ci vediamo lì per fare un bilancio dell'attività svolta e in vista della 6ª riconferma semestrale. Ciao a tutti!